L'anteprima del nostro telegiornale, in apertura la cronaca con due uomini di Casamicciola che sono stati arrestati da parte dei carabinieri per prostituzione minorile. Poi l'aggiornamento sui casi di coronavirus nella nostra isola. C'è un altro caso positivo nel comune di Ischia, lo ha annunciato lo stesso sindaco Enzo Ferrandino nel pomeriggio sul proprio profilo social. E poi per quanto riguarda tutto quanto riguarda il momento che stiamo vivendo e per la situazione delle imprese e degli artigiani e per quanto riguarda anche gli albergatori, avremo una serie di interventi. Partiremo dal presidente della Commissione regionale attività produttive Marrazzo, che tra le altre cose dice è una vera guerra, e poi ascolteremo invece la posizione delle banche con l'intervista al presidente Limatola dell'Articon. Ed infine, veramente non si riesce a rispettare appieno il provvedimento di rimanere a casa e non effettuare altri tipi di operazioni. E così i carabinieri hanno denunciato tre operai a Barano mentre incurante dei divieti stavano ristrutturando una scala esterna di una abitazione. Di questo e di altro ancora ci occuperemo come sempre tra pochissimo dopo la pubblicità. Albergo Carlo Magno sull'isola d'Ischia, un posto da sogno, un panorama mozzafiato, il luogo ideale per una vacanza speciale. Hotel 4 stelle, tutti i comfort, 4 piscine, palestra, camere e residence con arredamento in stile mediterraneo. A pochi passi dai centri storici di Forio e di Lacco Ameno, con agevoli collegamenti per le spiagge più belle e per il parco termale Negombo. Servizio navetta gratuito. Hotel Carlo Magno, per una vacanza dove i sogni diventano realtà. L'Hotel Carlo Magno ti consiglia il ristorante La Beccaccia. Cucina tipica ischitana e piatti mediterranei. Pesce sempre freschissimo. Per i tuoi momenti più belli, per una serata speciale, per cerimonie e matrimoni. Hotel Carlo Magno e il ristorante La Beccaccia. Emozioni uniche tra il cielo e il mare. L'antica arte della ceramica, tramandata da generazione in generazione, giunge fino a noi. Keramos, maestri della creta e professionisti della decorazione, realizzano prodotti unici nel rispetto delle antiche tradizioni. Realizzazioni personalizzate e su ordinazione. Dopo il terremoto del 21 agosto, da Casamicciola ci siamo trasferiti a Forio. La passione per l'arte. Keramos, la ceramica d'Ischia. Una lunga storia senza fine. Scopri l'isola più bella d'Europa. Ischia, il mare, le terme, la natura. Lasciati avvolgere dal caloroso abbraccio dell'hotel Re Ferdinando 4 Stelle Leisure. Ad Ischia, nel centro, a due passi dal porto e dal mare, l'ex hotel Jolly ti accoglie con un ampio parco, 5 piscine, 2000 metri quadrati di centro benessere, terme, sauna, bagno turco, palestra e tanto altro ancora. Vivi la bellezza nel comfort come hai potuto solo immaginarla. E per te, tante offerte speciali da cogliere al volo. Scoprile sul nostro sito web hotelreferdinandoischia.it oppure telefonando al numero 081 507 0111. L'isola più bella, le 4 stelle più prestigiose, ad un prezzo davvero speciale. Re Ferdinando, stupirvi è la cosa che ci riesce meglio. È giusto restare a casa, sono le regole. E ora, anche se sei giovane, è il momento di rispettarle, per il bene di tutti. Ma se ognuno di noi allunga il braccio verso l'altro, sembrerà quasi di toccarci, anche se solo virtualmente. Anche noi, che ci alleniamo sempre per superare i limiti, adesso dobbiamo rispettarli. Insieme possiamo far vincere all'Italia anche questa partita. Insieme possiamo essere uniti, anche se distanti. Pronto?
Prostituzione minorile, arrestati due casamicciolesi, due uomini sono stati fermati dai carabinieri, abusavano di un 14enne isolano. Coronavirus è ufficiale, altro caso positivo a Ischia, l'annuncio dato inizialmente dal sindaco Ferrandino, poi confermato dal report giornaliero della regione. Coronavirus, Marrazzo, è una vera guerra. Il presidente della Commissione regionale attività produttive auspica interventi urgenti per aiutare le imprese in ginocchio. Dall'Arpicon il presidente Limatola conferma la disponibilità delle banche ad aiutare aziende e privati. Lavoravano ad una scala in muratura, denunciati tre operai a Barano. Incuranti dei divieti, i tre stavano ristrutturando una scala esterna in via Corbore a Barano. Dopo il TG, lo speciale coronavirus con una serie di interventi. A seguire uno speciale sul Dante D. Benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Tele Ischia, un aggiornamento per quanto riguarda le condizioni meteo, una strana primavera quella che è iniziata qualche giorno fa, infatti la Protezione Civile della Regione Campania aveva emanato l'avviso di allerta meteo per vento forte, nevicate e gelate, valide per 24 ore fino alle 14 di domani, giovedì. Si prevedono su tutto il territorio ancora per la notte venti localmente forti con possibili raffiche di vento. E la cronaca, i carabinieri della compagnia di Ischia hanno arrestato un 37enne ed un 52enne, entrambi domiciliati a Casamicciola, ritenuti responsabili in concorso dei reati di prostituzione minorile ed atti sessuali con minorenne commessi nei confronti di un minore di 14 anni originario dell'isola di Ischia. Le indagini condotte dal nucleo operativo e radiomobile della Compagnia Carabinieri di Ischia e coordinate dalla quarta sezione fasce deboli della Procura della Repubblica di Napoli hanno permesso di ricostruire che i due arrestati, fino allo scorso dicembre, inducevano il minore a prostituirsi e a compiere atti sessuali in cambio di piccole somme di denaro. L'attività investigativa, scaturita dalla denuncia della madre della vittima, è stata eseguita con intercettazioni telefoniche ed ambientali, perquisizioni, sequestri e consulenze tecniche. Nel corso delle indagini è stato inoltre rinvenuto nello smartphone del 37enne un ingente quantitativo di materiale pedopornografico. Per quest'ultimo il GIP del Tribunale di Napoli ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, mentre nei confronti del 52enne è stata disposta una ordinanza di custodia cautelare ma agli arresti domiciliari. E continuano i controlli delle forze dell'ordine su tutta l'isola per controllare l'obbligo di restare nelle proprie abitazioni se non per casi di necessità. I carabinieri della stazione di Ischia hanno denunciato tre persone per inosservanza proprio dei provvedimenti dell'autorità. Sono stati sorpresi mentre eseguivano lavori di ristrutturazione di una scala in muratura esterna ad una abitazione di via Corbore a Barano. Sono in corso accertamenti per valutare la presenza delle opportune autorizzazioni edilizie. E siamo al report, il primo della giornata del 25 marzo per quanto riguarda gli aggiornamenti sulle positività nel nostro territorio del coronavirus. Nel report del 25 marzo si dà notizia della positività di 43 tamponi su 401 analizzati. Solo uno di questi riguarda un cittadino che vive nelle isole del Golfo, nello specifico un giovane residente nel comune di Ischia, un ragazzo che si trova già in ospedale da qualche giorno, del quale ha detto anche lo stesso sindaco Ferrandino. L'unità di crisi della regione comunica che dall'incrocio dei dati delle ASL risultano 318 ricoverati con sintomi, 123 pazienti in terapia intensiva e 631 pazienti ma in isolamento domiciliare. Dunque c'è un nuovo caso di positività al Covid-19 nel comune di Ischia. A certificarlo anche il sindaco Enzo Ferrandino, che ha approfittato della circostanza per esternare alcune considerazioni. Ho ricevuto, dice Ferrandino sui social, la notizia ufficiale che vi è un quinto nostro concittadino contagiato Covid-19. Voglio rivolgere un messaggio di vicinanza e solidarietà ai nostri concittadini ammalati e ai loro familiari, sperando in una guarigione veloce. Al momento si stanno registrando dei ritardi nella gestione delle tamponature. Dobbiamo essere consapevoli, dice il sindaco di Ischia, che il comparto sanitario regionale, quindi anche quello ischitano, sta lavorando alacremente in una situazione di evidente complessità ed emergenza. Le prossime ore e i prossimi giorni saranno decisivi. Manteniamo la calma, invita il sindaco, stiamo a casa e tutto andrà per il meglio.
Don Carlo Candido replica ad alcuni articoli pubblicati sulla stampa locale che hanno individuato l'origine dei contagi sull'isola d'Ischia con la messa celebrata il 5 marzo scorso in occasione della festa del patrono, San Giovan Giuseppe della Croce, presso la chiesa dello Spirito Santo ad Ischia Ponte. Le precisazioni di Don Carlo Candido, parroco di Santa Maria Assunta del santuario di San Giovan Giuseppe della Croce, nonché direttore dell'ufficio diocesano per le comunicazioni sociali, iniziano con il dire che la sera del 4 marzo, dice Don Carlo, eravamo pronti ad obbedire a qualsiasi disposizione che avesse annullato qualsiasi tipo di celebrazione. In piena comunione con il Vescovo, quindi insieme a lui, ci siamo messi in contatto con tutte le autorità competenti, commissariato di polizia, sindaco e prefettura, che hanno dato parere positivo alla prosecuzione delle celebrazioni religiose in chiesa, mentre veniva dato parere negativo sulla processione con l'urna del Santo Patrono dalla chiesa parrocchiale al convento di Sant'Antonio. Tengo a precisare, continua Don Carlo, che il paziente settantenne ricoverato a Rizzoli in condizioni complesse e risultato poi positivo al coronavirus non era affatto presente alla cosiddetta messa zero, cioè al pontificale del Vescovo del 5 marzo, che avrebbe dato così il via al contagio sull'isola d'Ischia, a detta di uno dei nostri sindaci. Il video di quella messa, continua Don Carlo, ancora presente online, ne dà chiara testimonianza. Lo stesso settantenne poi ha avuto probabilmente i suoi contatti, forse anche numerosi, in ben altri luoghi, oltre gli edifici di culto, tra cui studi notarili, uffici di avvocati e istituti bancari. Stiamo vivendo una vera guerra, lo sostiene il presidente della Commissione regionale attività produttive della Campania, Nicola Marrazzo. Abbiamo messo in campo tutte le risorse per quanto riguarda la sanità, dice, ma dal punto di vista economico sarà molto difficile ripartire. Ascoltiamo. Innanzitutto dobbiamo dire che in questo momento viviamo due grandi emergenze. Una di tipo sanitario, che è la prima. Del resto, prima un vivere e poi tutto il resto. E credo che De Luca, il presidente De Luca, stia facendo tutto quanto sia nelle sue possibilità, dimostrando ancora una volta le sue grandi capacità di amministratore. Affrontare una vera e propria guerra. Che noi stiamo vivendo un momento di guerra vera per quanto riguarda la parte sanitaria. Abbiamo attrezzato tutto quello che era possibile, stiamo mettendo ospedali da campo, stiamo riconvertendo una serie di ospedali per poter garantire la salute ai cittadini. Ed è questa la prima battaglia da vincere. Un minuto dopo probabilmente incominciamo ad affrontare la seconda guerra, che non è di minore importanza, la ripartenza delle attività produttive in Italia. Guardate, c'è uno studio fatto che io ho letto nei giorni scorsi, in cui c'erano due filosofie di pensiero rispetto al mercato, alle attività produttive. Era preferibile non affrontare troppo l'emergenza sanitaria per poter ripartire da un punto di vista economico, o viceversa, come abbiamo fatto noi, scelto di salvare prima vite umane e poi in contemporanea cercare di affrontare la grande crisi che attanaglierà l'Italia, io dico l'Europa, se non il mondo intero. Allora, noi sicuramente in Campania stiamo mettendo in campo tutte le misure. Guardate, tutto quello che era vero 10 giorni fa, oggi non lo è più. Siamo in un altro mondo, siamo in un'altra fase. Non c'è un'attività produttiva che non sia interessato da questa situazione. Non sono solo gli alberghi, non sono solo le aziende. Siamo tutti nella stessa condizione. Basta immaginare, partendo dal piccolo barbiere, ad arrivare al grande albergo, alle palestre, cioè si salva in parte solo la filiera agroalimentare e la filiera sanitaria per cui è indispensabile. Noi stiamo mettendo in campo tutta una serie di aiuti per quanto riguarda le attività produttive. Non sono convinto che basterà. Non lo sono io, non lo è il governo italiano, lo capirà anche il governo europeo e probabilmente anche il resto del mondo, perché quello che noi abbiamo affrontato con abbastanza determinazione, poi ci sarà tutto la discussione postuma, se si è fatto in tempo, se si è messo tutte le misure possibili e quant'altro. De Luca ha detto dal primo momento: noi dobbiamo chiudere tutto.
In questo periodo di crisi le banche sono più disponibili verso le piccole imprese e gli artigiani. Lo sottolinea Vincenzo Limatola, che è presidente dell'Arpicon. Si può ottenere lo stop alle rate di mutui e prestiti e la possibilità di nuovi finanziamenti. Ascoltiamo. Cosa si può fare oggi? Cosa si risparmia? Allora, da un punto di vista bancario è importante e opportuno fare la sospensione dei finanziamenti. Quindi il decreto legge impone alle banche di non revocare i finanziamenti a breve, quindi lo scoperto di conto corrente, fino almeno a settembre. Inoltre consente alle imprese che stanno in difficoltà di accedere a nuova finanza, quindi nuovi finanziamenti, soprattutto garantendo anche l'ampliamento, quindi il consolidamento dei debiti. Quindi l'impresa oggi che è indebitata può chiedere alla banca di consolidare i propri debiti, non solo chiedendo liquidità aggiuntiva per un importo superiore al 10%, e in questo modo ottiene la garanzia dello Stato. Ma questo sulla carta, perché poi si va in banca, spesso si trova chiuso, si cerca un contatto telefonico, non lo si trova. Come bisogna operare in queste situazioni proprio materiali di ostacolo? Sì, allora diciamo che l'impossibilità di muoversi sul territorio fortunatamente è stata sostenuta dalle attività online. Oggi è possibile inviare una PEC all'istituto di credito, che hanno messo a disposizione la modulistica necessaria per chiedere la sospensione e l'allungamento dei finanziamenti. Quindi praticamente l'impresa e anche le persone fisiche che hanno un mutuo hanno la possibilità di sospendere le rate. La cosa più importante è che, siccome la sospensione è giustificata non perché l'impresa ha uno stato di crisi, ma perché è una crisi di liquidità dovuta a un'emergenza, e quindi di conseguenza le banche non segnaleranno in CRIF questa sospensione. Questo è un elemento molto importante, perché in assenza di questa emergenza, in precedenza, l'accordo API con le banche consentiva appunto di allungare o di sospendere il finanziamento, di comportare una segnalazione in CRIF, per cui devi dichiarare che stai in difficoltà. Oggi tu dichiari la tua difficoltà di deriva dalla contingenza del coronavirus, superato la quale la tua azienda ha la possibilità di fare fronte ai suoi impegni. Allora, volevo chiedere, per bloccare un mutuo, il pagamento di un mutuo, per bloccare il pagamento di un prestito, qual è la procedura da attuare? Allora, è importante fare una PEC. Se non avete la possibilità di stampare il modulo, scrivete il testo del modulo all'interno della PEC. Mandatela agli indirizzi PEC delle banche e anche al vostro gestore, quindi all'indirizzo del vostro gestore, chiedendo di sospendere la rata o quella a partire da quella di fine marzo o magari quella di fine aprile. Il consiglio che diamo è: per chi può senza difficoltà pagare la rata di marzo, è bene che lo faccia, e quindi chieda la sospensione anche per aprile. Oppure, meglio ancora, noi consigliamo, per chi può, di chiedere un nuovo finanziamento, quindi approvvigionarsi di risorse finanziarie a tassi molto bassi, visto che c'è la garanzia dello Stato, e quindi creare questa piccola riserva di liquidità, questa ruota di scorta da mettere nel cofano della macchina per l'azienda, da poter utilizzare nei prossimi mesi. Napoli risponde all'appello di restare tutti a casa. In alcune zone non mancano le criticità, ma in gran parte la città si mostra vuota. Dai balconi i partenopei gridano la loro speranza. Rigorosi i controlli, attraverso le nostre telecamere vi raccontiamo Napoli al tempo del coronavirus. Vediamo. È una Napoli preoccupata e timorosa quella che sta affrontando l'emergenza coronavirus. Una città deserta nei suoi punti simbolo, anche se nelle ultime due settimane, secondo i dati forniti dalla prefettura di Napoli, tra la città capoluogo e la provincia sono state denunciate 9.086 persone e 36 sono state arrestate. Provvedimenti presi negli ultimi giorni dalle forze dell'ordine anche nei confronti di alcuni cittadini isolani. Ma bisogna anche dire che la maggior parte dei cittadini campani rispetta le regole e si chiude in casa. Lo stesso accade
succede anche a Napoli. Assembramenti si verificano solo presso i punti vendita di generi alimentari e delle farmacie, dove i cittadini, chi può armato di mascherine e guanti, si mettono in fila a debita distanza. Qualche problema in più si riscontra solo in zone come Antignano, la Pigna Secca o i Vergini, a causa della concentrazione di più esercizi commerciali in luoghi abbastanza stretti, ma qui le forze dell'ordine in più casi intervengono per distanziare le persone. Iniziamo il nostro viaggio a Napoli tra le strade del Vomero, uno dei quartieri della città più frequentati, grazie alle sue aree pedonali, alla sua movida ed all'alta concentrazione di negozi di vario genere. Qui le strade sono deserte ed in giro si vedono solo persone con i propri cani o con le buste della spesa in mano, a fare da cornice le edicole aperte che assicurano il diritto all'informazione. Spostandoci al centro, la situazione non cambia. Le famose piazza Trieste e Trento e piazza del Plebiscito, luoghi simbolo della città, si presentano come un set cinematografico da film western. E che dire della via Toledo, tanto amata da Stendhal, che si mostra vuota, così come i vicini vicoli e la monumentale galleria Umberto I, dove le uniche persone presenti in fila sono alla posta. Da qui arriviamo al lungomare di Napoli, uno dei più belli al mondo, con lo sfondo di Capri, del Castel dell'Ovo e del Vesuvio, dove troviamo uno scenario a dir poco insolito. Uno dei luoghi di grande attrazione turistica è totalmente deserto, così come i tanti bar e ristoranti del posto sono tutti rigorosamente chiusi. Tornando al Vomero, luogo di partenza del nostro viaggio per le vie di Napoli, si passa inevitabilmente per Piazza dei Martiri, la celebre piazza dell'Amica Geniale, e le vie dello shopping di lusso come via Filangieri e via dei Mille. Tutto deserto, tutto chiuso, ma i napoletani non si arrendono e mostrano il loro ottimismo. Non è raro vedere dai balconi striscioni o lenzuola colorati con la scritta «Andrà tutto bene, bisogna restare a casa, ce la faremo». Affrontare la situazione senza isteria, ma rispettando le norme e restando a casa, lo ha detto il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Borrelli. Sentiamo. Mi dispiace molto quello che sta succedendo sulla mia amata Ischia. Quello che posso consigliare a tutti è di mantenere sangue freddo, di evitare il più possibile di uscire, di fare come ci chiede il governo e la regione la quarantena e di non vivere questo momento in modo sbagliato. Mi riferisco soprattutto a atti di isteria, che ne ho visto qualcuno veramente assolutamente allucinante, o tentare di fare la caccia all'unture. Le persone malate possono guarire, dobbiamo essere solidari, se chi sbaglia paga anche in questa occasione, cioè se uno si ammala e non si comporta seguendo i protocolli merita di essere colpito, ma dobbiamo essere solidali. Guardate, da questa vicenda a Ischia, come in Campania, come in Italia, come in Europa e nel resto del mondo, o ne usciremo migliori o ne usciremo distrutti. Perché questa è una delle più grandi prove che l'umanità ha dovuto affrontare negli ultimi decenni. Probabilmente dalla Seconda Guerra Mondiale in poi non c'è nessun'altra situazione simile. Per affrontarla e per affrontare una situazione del genere bisogna essere solidali. Senza solidarietà è la fine di tutto. Consigliere, chiudiamo con un hashtag più diffuso di questo momento. Ce la faremo. Ma ce la faremo sicuramente, ce la faremo soprattutto al Sud e soprattutto io sono assolutamente fiducioso del fatto che il Sud darà l'esempio al resto del paese. Sarà un momento molto alto di unità, perché mentre in questo periodo alcuni esponenti della sanità o della politica del centro-nord ci hanno insultato e denigrato, noi abbiamo soltanto amore e rispetto e soprattutto grande solidarietà per chi in questo momento sta soffrendo più di noi. Quando si rientrerà a scuola? Credo che in questo momento sia presto per dire e fare qualsiasi ipotesi. Ad oggi il governo non ha cambiato la data, quindi la sospensione è fino al 3 aprile. Certo, le scuole si stanno preparando ad un intervento strutturale con la didattica a distanza. Lo afferma il presidente della Commissione Cultura, Scienza ed Istruzione della Camera, onorevole Luigi Gallo. Sulla modalità di svolgimento degli esami, l'onorevole Gallo non dà nulla per scontato. In questo momento credo che si potrebbe tornare a fare l'esame fisico, così come potrebbero esserci invece delle difficoltà. Un possibile intervento sull'esame di Stato si sta studiando anche in questi giorni. Certo, è un momento che condizionerà tutta la fase di valutazione e già in questo momento i consigli di classe si stanno interrogando su come adeguare tutto il lavoro dei docenti e degli studenti. E cambiamo argomento. Sono passati 28 anni da quel 25 marzo 1992, giorno in cui l'ischitana Suor Rosa Lupoli fece la sua professione perpetua, che di fatto la introdusse in modo definitivo nell'ordine delle monache clarisse cappuccine, dette delle 33.
La giovane Rosa entrò nel monastero 2 anni prima, il 5 maggio, e lì ha operato come professa in attesa dell'ingresso definitivo. La professione perpetua, segno dell'unione indissolubile di Cristo con la Chiesa sua sposa, è l'atto attraverso il quale la giovane professa compie liberamente e per sempre l'offerta di sé a Dio nella Chiesa ed entra a far parte in modo definitivo dell'istituto, lo chiarisce la Chiesa Cattolica. E la dinamica Sor Rosa dal monastero napoletano di clausura via social oggi ha commentato. Oggi 28 anni, immersa in una libertà sempre più grande grazie all'incommensurabile dono della incarnazione del Verbo. Partecipano, sebbene a distanza, alla speciale ricorrenza innanzitutto la mamma Anna, i fratelli Peppe e Tony e tutto lo suolo familiare uniti agli amici di sempre, cui si associano anche Enrico e Pina Buono con tutta la famiglia di Teleischia. È stata digitale la prima edizione del Dante D con letture virtuali del Sommo Poeta che hanno visto coinvolte scuole, musei, archivi, biblioteche, artisti, Ministero dei Beni Culturali e del Ministero dell'Istruzione, nonché la RAI, tutti insieme per celebrare il 25 marzo Dante Alighieri, simbolo della cultura italiana e fondatore della nostra lingua. Questa sera, subito dopo lo speciale coronavirus, trasmetteremo un'intervista ampia al professor Pasquale Balestriere, che è presidente del Centro Studi Isola d'Ischia. Ma intanto vediamone uno stralcio. Dante è un personaggio così di tanta eccellenza che è paragonabile ad Omero, a Shakespeare, ai grandissimi della letteratura di tutti i tempi. Quindi mi pare che sia doveroso un omaggio a Dante. Che cosa rimane di Dante? Ma io penso che Dante abbia lasciato a noi una eredità che va dall'aspetto umano a quello culturale. Per esempio, penso a Dante come uomo e penso a Dante come uomo di fede, dove fede non va intesa necessariamente come fede cattolica, ma soprattutto come fede negli ideali. Dante è stato un combattente, anche letteralmente, era tra i feditori a cavallo a Campaldino. È stato un personaggio che si è battuto fino all'estremo per le sue idee. E questo, per esempio, è qualcosa di cui noi dovremmo tener conto, ognuno di noi, e la sua vita quotidiana. Dante ce lo insegna. Comportamenti coerenti. Se uno dice pane, deve essere pane. E poi direi che di Dante va ricordato tutto il resto, cioè questa sua grande poesia, questa sua volontà di impegno, di studio, di sperimentazione. Dante è un autore potente, innanzitutto. Le sue figurazioni, le sue metafore, le sue rappresentazioni hanno una forza d'urto incontenibile. E questo lo dico non solo da lettore di poesia, anche un po' da scrittore di poesia, per cui riesco a capirlo bene Dante, con le sue passioni che sembra quasi scaraventarci addosso, coinvolgendoci in quella sua vicenda umana, politica, intellettuale, culturale. Secondo appuntamento domani su Teleischia della Scuola della Parola, la Lectio Divina diocesana con le meditazioni a cura di Padre Gaetano Piccolo, gesuita. Domani si parlerà del coraggio di cambiare. L'appuntamento è alle 18.55 su Teleischia, poi farà seguito come sempre alle 19.30 la Santa Messa celebrata da Don Agostino Iovene. Ed ora, prima di chiudere, sguardo al meteo. Vediamo quando e se finirà questa ondata di gelo strana di fine marzo. Vediamo. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, molte nubi con deboli piovigini. In montagna, cieli coperti con nevicate deboli. Nel pomeriggio, sulle coste, cieli coperti con piogge battenti. In montagna, cieli coperti con piogge miste a neve. Dunque nulla di buono sotto il sole o comunque sotto la pioggia. Chiudiamo qui questa edizione del nostro telegiornale. Adesso spazio all'odierno appuntamento con lo speciale coronavirus. Andranno in onda gli interventi dell'onorevole Marrazzo della Regione Campania, cui farà seguito il presidente della Limatola, e poi ancora Luigi Acono, ex sindaco di Serrara Fontana, attualmente
a Treviso e chiuderà la presidente della FIAVET, Ivana Jelinic. A seguire poi ci sarà questa parentesi dedicata al Dante D. Noi ci vediamo con gli aggiornamenti sempre all'edizione delle 14. Arrivederci.